Ciao bambini, la storia di Leonardo da Vinci. Molto molto tempo fa, in un piccolo borgo d'Italia, a Vinci è nato un bambino. Si chiamava Leonardo. Quando lui era nella culla, un giorno si avvicinò un uccellino e questa storia se l'ha raccontata il suo nonno. Pensava: ah, che bello sarebbe poter volare! Leonardo cominciò a disegnare essendo piccolo piccolo piccolissimo. E ricordò sempre quella visita dell'uccellino e disegnava, disegnava delle idee un po' pazze. Una macchina per volare. Leonardo era un appassionato dell'arte e poco a poco cominciò a diventare un artista. Andò a Firenze a studiare con il Verrocchio. Firenze è una città grande. E ci sono tanti artisti a Firenze. Leonardo studiò moltissimo e si è fatto finalmente un pittore importante. Anche studiava altre cose come la matematica, l'architettura, ingegneria. Gli anni passarono. Ma Leonardo non dimenticava l'idea, il sogno di poter volare e toccare le nuvole in cielo. Ah, se io potessi volare, se io potessi volare come gli uccelli. Devo costruire le ali per poter volare. Leonardo lavorava e lavorava e sempre pensava che qualche invento sarebbe utile per poter fare il sogno di volare. Ha ideato l'elicottero, ha ideato tante macchine come la bicicletta, certo era di legno e non funzionava. Anche ha inventato una barca. Sì, Leonardo lavorava sempre con gli elementi della natura, l'acqua, l'aria. Guardate, questo è il primo elicottero. Leonardo sognava, sognava che creava. Ah, finalmente. Dopo tanti disegni, viene un'idea geniale, la macchina perfetta, ispirata nelle ali degli uccelli. E una notte, al buio, nell'oscurità della notte, salì sulla torre, la torre più alta di Firenze e... Mentre tutti dormivano, Leonardo finalmente volò. Molto, molto tempo fa c'era un uomo che sognava. Che bello sarebbe poter volare. Grazie Leonardo per i tuoi sogni. Fatti realtà. Guardate, guardate a me.